Ciao a tutti amici, bentornati nel mio canale, io sono Adanai e oggi, come ogni giovedì, andiamo avanti con Arrival. Allora, un altro giovedì e un altro giorno dedicato a questo omicino di lana rossa. Allora, come al solito sono andata in perlustrazione, ho preso un segreto per errore, purtroppo non sono riuscita a farne a meno perché ci sono praticamente caduta sopra, quindi, amen, uno lo abbiamo, ma come sempre vi farò vedere dove le ho preso. Allora, quest'oggi andiamo dentro questo mondo intitolato Deragliamento, questa sequenza di ricordi, via! Ed eccoci qua in questo mondo, deragliamento, quindi binari e treni si presume, siamo in un bosco però per adesso. Allora, iniziamo. Come al solito, ambientazione meravigliosa, questi fasci di luce sono qualcosa di fantastico. Bravi quelli di Coldwood, scusatemi, ho sbagliato il loro nome. Electronic Arts ha fatto bene ad accaparrarsi questo titolo, secondo me. Ah, per chi me l'aveva chiesto, questo gioco io ero riuscito a prenderlo gratuitamente perché ho Origin Access. E quindi per chi ha Origin Access, questo titolo è gratuito, non è a pagamento. Detto questa parentesi, ecco qua il ricordo, le due amiche che stanno incidendo le loro iniziali sul tronco. Carinissima questo ricordo. Amiche o non so... Presumibilmente amiche, però non è detto. Non andiamo giù così, che tanto quello è inutile, mi sembra. La luce è fantastica. E troviamo il primo gomitolo. Al momento non è successo un granché, a parte aver trovato ricordo. Un serpentello, ciao. E un uccellino. Ok, qui adesso... Mi devo un attimo ricordare, perché vi ricordate, è vero che io ho una pessimissima memoria. Ok, tiriamo giù quest'asta e la leghiamo, così resterà in piedi. Oh, e ci dondoliamo per andare di qua. Oh, si è aggrappato, sì, per fortuna. E troviamo il secondo gomitolo. E là sotto, come notate, sotto il molo c'è un altro segreto. Il primo del livello. Tiriamo qui e apriamo questa porticina. Hop, vai, salta. E qui leghiamo. Questo livello fondamentalmente è stato... Questo, volevo dire, questo segreto è abbastanza intuitivo da apprendere. Insomma, non ci vuole tanto per capire quello che bisogna fare. E infatti non ci ho messo molto a capirlo neanche in game. Toc. E ora tranquillamente godiamoci il tragitto. Oh, aiuto. Aiuto, aiuto, sono morta. Tranquillamente, tra virgolette. Ok. Prima morte. A questo punto, visto che il segreto è stato preso, facciamo in un altro modo, come avevo fatto prima, quando ero solo in perlustrazione. Ecco. Perfetto. Ce l'ho fatta a venirne fuori, però. C'è qualcosa. E allora? Hai il pellicciotto bagnato e sei scivoloso, tesoro. Dai, aggrappati. Oh. Allora, qui leghiamolo comunque, perché lo voglio far passare comunque di là, così ho il tempo di sistemarmi e saltarci sopra. Non ci devi salire, dai. Spingilo. Ok. Stavolta non salgo da lì.
ma lo aspetto qui. Ovvia. Quello non ci serve a niente, ragazzi, quindi non lo prendo. Ma questo, sì, questo ci serve invece. Oppla. Io cerco di non legarmi quando è possibile evitare, perché comunque il legarsi comporta spreco di filo, a volte non basta il filo. Oscilliamo. Olle. No, troppo veloce, troppo veloce, troppo veloce. Aiuto. Proprio vero che gatti e acqua non vanno d'accordo in questo gioco più che mai. Ok, ce l'abbiamo fatta. E qua c'è un altro segreto che io non ho provato a prendere. Però, ora, vediamo se la mia teoria è giusta. No, non devi andare giù, oscillati. I piedini nell'acqua ci rallentano, devi sortire dall'acqua. No, sbagliato, 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 troppo giù. Bisogna andare un po' precise con le misure. Vedete, anche poi lui tende a scendere. Allora, partiamo un pochino più in alto. No, perché il metodo secondo me è questo, non c'è verso. Ehi, però no, è troppo presto. Allora, facciamolo scendere gradualmente. Vedete? Al momento giusto lasciate S, lui si dà lo slancio e ritirate S immediatamente per riprendere la corda. Questo è il metodo. S se giocate alla tastiera del computer, dalla console non so quale sia il tasto, comunque premerete quel tasto. E qui troviamo ancora queste amiche intime. Vabbè, oddio, anche con le mie amiche ero molto. Ok, scusate. Ero molto affettuosa. Però sono veramente molto carine. Olle. Allora, qui direi che abbiamo preso anche ricordo, ma riandiamo giù legate in questo caso. E oscilliamoci. No, non abbiamo fatto un tempo. Non abbiamo oscillato abbastanza. Ok, al prossimo giro. No, neanche al prossimo giro, ragazzi, è una cosa. Oscilliamo. Ah, ci metterò sotto la. In realtà sapete che forse è peggio averlo legato. Ah no, ok, ce l'abbiamo fatta. E qui abbiamo il gomitolo. E siamo a un mulino. Altro gomitolo, anche perché era poco quello lì. Saliamo qua. Ok. Oddio, e si muove tutto. Tirati su, tirati su. Aiuto, 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 aiuto. Ok. E qui buttiamo giù il legnetto che ci servirà per attraversare il laghetto. Eccoci dalla parte di là. Oddio, pensavo fosse morto. Ah, questo lì. Qui è veramente un caos, ragazzi. Appunto, se queste cose ci schiacciano, siamo morti. Allora, misuriamo. Vai. Fermo. Vai. Fermo. Vai. Che poi, infatti, oddio, qui. Ok. Ok, prendiamo il gomitolo e adesso c'è da. Wow. Ah, io vado in velocità, perché no? Perché sono una stronza. E siamo finite.
Ciao, sì, infatti era immaginabile. Qui è veramente un po' tosta. Sono andata troppo in velocità. È che prima l'avevo, la prima volta l'ho fatta con calma e si muore con una, vedete? Con una velocità estrema. Anche prima sono morta 2 o 3 volte prima di riuscire. Ok, ce l'abbiamo fatta questa volta. E prendiamo l'altro gomitolo. Qui fondamentalmente non serve una mazza perché non c'è altro. Allora, andiamo su, torniamo niente dove era il mulino. Qui leghiamo. E qua leghiamo. Prendiamo questa rotella perché tanto le cose che si possono muovere. Infatti l'avevo presa subito anche la prima volta che ho fatto il livello, perché tanto ho capito che le cose che si possono muovere servono a qualcosa. In questo caso serve a fare da bilanciere a questo tronco, altrimenti sarebbe andato giù e noi non avremmo potuto saltare. Allora vi mostro dove era l'altro segreto. L'altro segreto in pratica era qui. Dobbiamo lasciarci andare, vedete? Qui dove sbrilluccica c'era il segreto. Che ora non c'è perché è quello che ho preso prima. Perché qui non volevo prenderlo, l'avevo visto, ma ci sono caduta come una pera. A questo punto saliamo qua sopra, vedete là? C'è una maniglia, la prendiamo e la tiriamo. Questo cade e ci lancia questa rotella. E ci serve però. Quindi. Oh. Ok, dobbiamo salire qui e farlo scendere. Riprendiamoci la rotella, tira, 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 e la mettiamo qua sopra. Così non andiamo giù perché altrimenti saremmo andati giù. Io ora posso anche andare a vedere, ma non c'era niente. Perché qui comunque non possiamo passare. Ora ci sono venuta solo per farvi vedere. Se non ci fosse stata la rotella, vedete che il legno, già anche con la rotella, tende ad abbassarsi. È per non farlo abbassare molto semplicemente. Andiamo avanti. Odio quando lui mi sparisce dietro gli alberi e non posso tenerlo sotto controllo. Anche questo ci serve. Perché vedete che tanto si muove. Quando le cose si muovono, servono sempre questo. Ormai è una regola. Allora, quindi ce lo prendiamo subito. È inutile stare ad aspettare. Qui leghiamo. No, anzi, aspetta, 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 aspetta. Riprendi questo. Ok, facciamo riscendere il ramo perché. Aspetta, prima ve lo mostro. Perché almeno vi faccio capire. Se no lo tiriamo su, vedete che non sta in piedi. Cade. E noi abbiamo bisogno che questo stia in piedi. Per cui saliamo e facciamo un nodo. A questo punto, per farlo stare in piedi, ci serve il masso. Chiaramente, se non avessimo fatto il nodo, non ci sarebbe stato il modo di salire di nuovo in cima. Invece così basta arrampicarsi. Eccolo qua. Prendiamo l'altro gomitolo. Andiamo di qua e leghiamo e si crea il nostro amico ponte. Olle. Ok, è caduto il masso che ci fa comodo perché per l'ennesima volta ci fa da ponte. Ok, qui ci aggrappiamo a queste cose. Andiamo veloci perché come potete notare franano le massi. Bisogna premere il tasto, la freccia in su, almeno nel computer, per arrampicarsi, altrimenti lui non si attacca. Ah! Merda! Oddio, raga, scusate, mi è uscita la parola. No, vi giuro, mi è uscita proprio spontanea. Chiedo scusa. Ok, aggrappiamoci anche qua e leghiamo e si crea il ponte. E saliamo qua. Poi leghiamo, prendiamo
perché qua io avevo visto prima arca miseria, non ci sono arrivata. Torniamo su con tanta pazienza. Ok, dobbiamo cercare di... Mannaggia, non ci arriva. Risali, risali, risali qua. Niente, non mi ricordo, non so come fare ad arrivarci, francamente, ragazzi. Il metro deve essere questo. Eh no, perché non si illumina. Finché non si illuminano vuol dire che non si possono afferrare. Ma da qui direttamente non va. Come perdere mezz'ora per cercare di prendere l'altro segreto? Però infatti così non può andare. Ma dai! Oh, ragazzi, alleluia, alleluia, ce l'abbiamo fatta. Acchiappiamo l'altro segreto. Tanto qua poi non c'è nient'altro. Possiamo andarcene di là. Qui se leggo che succede, succede qualcosa. Una merita cippa. Ok, allora niente, ci teniamo e risaliamo. Preso uno schianto alla roccia, poverino. Allora, pericolo, frane e smottamenti. Ve lo anticipo già. Ah! Ok, questi l'abbiamo superati. Andiamo. Ah, quando trema tutto, mettetevi in salvo. Si salvi chi può. Ok, perché se ci prendono sti massi, chiaramente il micetto muore. Non è Super Cat. Un altro ricordo. Le ragazzine che salgano al sentiero. E andiamo oltre. Prendiamo il segreto. E qui, come al solito, cade tutto. Cioè, come al solito, con questa... In questo punto qui è uguale. Salta, 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 salta. Ah! Ok, qui bisogna attaccarsi a questo muretto così ci scansa. È tutto molto pericoloso per lui. Per noi non sarebbe niente, sono semplicemente dei sassolini, ma per lui... Allora, ah, sta arrivando un masso gigante, ragazzi, prendetelo e tirate. Ok. Così ci ha salvati. Adesso ops, adesso ho sbagliato. Ho premuto il tasto sbagliato. Andiamo su. Ok, andiamo su qua. Prendiamo il filo, ma scendiamo di nuovo noi. Perché qua era andata a vedere prima. C'è un segreto. E quindi andiamocelo a prendere. Eccolo. Sì, ragazzi, fin dove possiamo andare in questo gioco bisogna guardare. Perché non è detto che questo sì, che i segreti siano sulla strada canonica. Allora, qui bisogna sprecare meno filo possibile. Quindi cerchiamo di evitare i nodi laddove è possibile evitarli. Laddove è possibile evitarli, ovviamente. Ok, ci arriviamo quindi. Vai! Tiriamoci un po' più giù. E andiamo. Ok. Si è illuminato, quindi ce la facciamo.
Qui ci potremmo anche legare per sicurezza, perché se disgraziatamente cadiamo non la raccontiamo. Andiamo un po' giù e oscilliamo. Quando fa questo verso non va bene. Ecco, visto? Ho detto che è pericoloso, è stato meglio avere la S, altrimenti eravamo, io ero di nuovo morta. E prendiamo il filo e ci arrampichiamo su questi fili. Aiuto! Ho fatto una sciocchezza! Ah, ma sono ancora viva! Ah, pensavo di essere morta, ho premuto S in tempo, allora, wow! Brivida badibido, come direbbe Julian di Madagascar. Allora, tiriamoci più giù e oscilliamo. No, allora son cocomera, eh. Ok, dai, mi ci lego. Forse basta tirarsi un po' più su. Un po' più giù, volevo dire. Allora, un attimino, scusate. Ok, saliamo, saliamo. E via. Via verso nuove avventure, nuovi mondi. Proviamo a vedere. Ma... Tanto comunque. Oh, ok, eravamo troppo in su. No, amore, devi. Ok. E anche qui, ragazzi, sono stato mezz'ora prima. Dietro. Ecco, come adesso. E ora sono fregata perché tornare là non ci tornerà mai e qua morirò. Da lì praticamente non c'è verso di andare su quei tubi. Bisogna arrivarci direttamente dal paletto. Oscillando, sì. Allora, facciamo che prima qua col paletto ci leghiamo, perché mi sembra indicato decisamente. Ok, vieni qua, fermo, fermo, fermo. Invio e lega. Adesso, così almeno se disgraziatamente cadiamo, abbiamo un minimo di salvagente. Oscilliamo. Ce l'abbiamo fatta. Perché altrimenti lì non c'è modo di risalire poi. E qua troviamo il gomitolo. Rinfoltiamoci la pelliccia. Qua non c'è nulla. Quindi l'unica strada è questa. Non importa legarsi. Si può fare così. Io cerco sempre di evitare di legarmi. Olle. Di qua non ci possiamo andare a mezzo binario, quindi niente, dobbiamo salire per forza. Aspetta, perché... Di qua, ok, niente. Di qua la strada, allora dobbiamo andare a destra. Right. E ci sono tanti lucchetti a questa rete. E c'è un ricordo. Le due amiche che mettono il lucchetto. Probabilmente è un simbolo, cioè probabilmente il simbolo che la loro amicizia durerà per sempre. È bellissimo. E abbiamo finito il livello, ragazzi, abbiamo trovato infinito. Oh no, non l'abbiamo trovato! Porca miseria, sì, l'abbiamo trovato. L'infinito, l'amicizia che dura lì per sempre. E mettiamo questi ricordi nell'album dell'anziana signora, che chissà magari a dormire, mentre lei dorme noi recuperiamo i ricordi di tutta la sua vita. Guardiamo. Deragliamento. È possibile trascorrere una vita intera a chiedersi cosa potrebbe esserci dall'altra parte del sentiero, oppure si può decidere di scoprirlo. Fa male lasciare andare qualcuno, ma talvolta andarsene è necessario. Quindi l'amica l'ha per... Non c'è più.
Insomma, dai che sbaglio. Tutte le volte. Ok, quindi vediamo lei e l'amica. Forse l'amica la castana, la bionda, credo sia l'anziana. DK. Love, ma forse erano innamorate. Perché il cuoricino, è vero che il cuoricino sono anche tra amiche, però. Molto carina. E qua guardate la foto, si sta rigenerando. Andiamo a vedere se ho preso tutti quanti i segreti. E poi ci salutiamo. Olle, 5 di 5, invio e deragliamento. Guardate, DL cartoline, Parigi, lei è partita. Questa amica è partita, Brasile. Provincia de Costa Azzurra. Bellissimo. E la prossima volta dovremmo avere questo livello qua. Giù, sempre più giù. Ma questo lo sapremo la prossima volta. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un commento e ditemi cosa pensate anche di questa puntata, di questo livello. E niente, vi invito anche a iscrivervi al mio canale per restare aggiornati. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!